È stata una delle giornate più belle della mia vita. Le parole pronunciate dal ministro Renato Brunetta all'Aquila lo scorso 17 settembre confermano la concretezza dei risultati raggiunti dal progetto L'Aquila Innovazione, che sta facendo del polo universitario abruzzese un vero e proprio catalizzatore della modernità. Finora sono 30 le imprese, operanti soprattutto nel campo dell'Information and Communication Technology, che hanno mobilitato le loro risorse a favore della ricostruzione post-sismica. Ma l'obiettivo del ministro Brunetta è quello di portarle a 100, generando effetti positivi per gli studenti, per il personale docente ed importanti ricadute occupazionali sul territorio. Sul futuro l'idea è quella di arrivare ad almeno 100 imprese, 200 progetti e almeno 50 milioni di euro di doni, di impegno, di spesa, di investimenti a titolo gratuito da parte di queste imprese, con l'obiettivo di fare dell'Aquila la capitale dell'innovazione. Nel corso di un workshop, le 30 imprese di piccole, medie e grandi dimensioni hanno incontrato presso il polo universitario di Coppito il ministro Brunetta e il rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila per fare il punto sui contributi stanziati finora e per programmare i prossimi interventi. In questi mesi c'è stato un forte interesse da parte delle imprese a aiutare la popolazione. Noi ci siamo incentrati molto su delle imprese che lavorano sull'innovazione tecnologica. Abbiamo avuto qui 30 donors che hanno da subito affrontato l'emergenza per consentire agli studenti dell'università, a questa importantissima risorsa della città di L'Aquila, di poter continuare a studiare. Finora, con la regia del Dipartimento della Funzione Pubblica del Formez, presenti sul territorio colpito dal terremoto con numerosi progetti a sostegno della protezione civile, tra cui campeggia Linea Amica, sono più che tangibili i contributi delle aziende, ufficializzati con la sigla di protocolli d'intesa a partire dal mese di aprile. Si passa dal ripristino della dorsale internet dell'Ateneo alla creazione di una rete Wi-Fi, dalle donazioni in denaro alle chiavi per la connessione ad internet, dalla fornitura di computer e di attrezzature informatiche alla mobilitazione di camper a supporto degli uffici, dalla costruzione di strutture prefabbricate alla consulenza alle imprese. E ancora, dalla creazione di servizi di banche dati specializzate alla sospensione dei pagamenti delle rate di mutui e prestiti. Per i ragazzi e gli studenti universitari abbiamo firmato ancora a aprile un protocollo per l'assegnazione di 1500 mini PC. Abbiamo contribuito donando all'università 500 chiavette per la connessione a banda larga mobile.